Giorni incandescenti sul fronte mercato in vista dell'esordio di Serie A. Lo Spezia sarà in campo lunedì alle ore 18:30 a Cagliari per la prima giornata di campionato. La squadra è ancora un cantiere vero e proprio, nonostante ovviamente l'ottimo esordio di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone per dare a Thiago Motta una squadra all'altezza di salvarsi. Serve ancora 6-7 giocatori da qui al 31 agosto, giorno di chiusura del mercato. E allora le trattative sono molto avviate e proprio in questa settimana ci saranno dei colpi di mercato. Notizia di oggi, Aimar Sher non è ancora ufficiale, ma è di fatto un giocatore dello Spezia. Centrocampista col doppio passaporto svedese e iracheno, 18 anni, dal futuro sicuramente ambizioso, è un giocatore sul quale Pecini ha puntato subito l'attenzione ed è il regista che andrà ad alternarsi a Leo Sena quando tornerà dal periodo di stop in cabina di regia nella squadra di Thiago Motta. I prossimi ad arrivare saranno Roberto Piccoli. Un ritorno per lui ovviamente in maglia bianca, arriverà in prestito dall'Atalanta e Arkadiusz Reza, l'esterno sinistro, sempre di proprietà dell'Atalanta, che lo scorso anno ha giocato una stagione positiva nel Crotone nonostante la retrocessione. Questi nomi che da oggi fino all'esordio di lunedì dovrebbero arrivare a disposizione di Thiago Motta. Poi c'è la trattativa con Strelec. Pecini è in trattativa da giorni con lo Slovan Bratislava e anche questo colpo è molto vicino. Un giocatore centrocampista offensivo che può giocare anche e svariare molto sul fronte d'attacco che è stato selezionato già da settimane da parte del direttore sportivo Aquilotto. Poi ci sarà l'ultima settimana di mercato dove potrebbe succedere di tutto, colpi che ad oggi potrebbero essere impensabili, potrebbero diventare sicuramente possibili con Bourabia, che è sempre l'indiziato numero uno per rafforzare il centrocampo, il centrocampista marocchino del Sassuolo, e un'ala sicuramente, uno tra Caprari e Agudelo, oppure un altro nome che potrebbe venire fuori negli ultimi giorni di mercato. Staremo a vedere. Intanto Robert Platek è a Lerici, è in zona, sta seguendo da vicino le sorti dello Spezia, grande entusiasmo anche per quei tifosi che lo hanno visto passeggiare per Lerici e che gli hanno dato sicuramente segnali di stima e di grande incitamento per quello che sta facendo e farà per il futuro dello Spezia. Saranno quindi 12 giorni importantissimi per il futuro dello Spezia. Intanto inizieremo anche noi con le trasmissioni sportive. A partire da lunedì torna dopo le Aquile, intorno alle 20:20, al termine della sfida contro il Cagliari, programmata per lunedì alle 18:30.